Cari amici, buongiorno. Oggi abbiamo l'opportunità, casuale poi in realtà, di poter intervistare un giovane cantante lirico della provincia di Siracusa. Siamo qui a Palazzo Lacreide e abbiamo un giovanissimo Dave Monaco con noi. Buongiorno a tutti, ciao. Allora, Dave, tu sei un giovane talento italiano, siciliano nella fattispecie, Sicilianissimo. sicilianissimo e onorato di Onorato, sì, perché essere. io sono nato a Brescia, però poi quando non si capiva da dove venivo, perché sei nato a Brescia, ma stai a Bologna, ma sei siciliano, com'è possibile? E allora dissi no, io sono nato a Brescia, ma ho vissuto sempre in Sicilia, qui a Palazzolo, e per 20 anni, 19, fin quando non, giustamente non mi sono dovuto spostare per motivi di studio, e quindi sono nato a Brescia, ma siciliano, come dicevo, nel cuore e nell'accento, quindi sono un po' un mix di tutto. Ecco, Adesso vedi, spero di questa. non prendere il dialetto bolognese, che non può prendere. Allora, tu sei partito appunto dalla Sicilia, da questo paesone, diciamo, qui in provincia di Siracusa. E proprio in questo paese, nonostante qui non si parlasse di lirica, perché non è proprio una caratteristica del luogo, noi siamo greci, Più che più diciamo, tragediografi. esatto. Hai avuto questo input per la lirica? Com'è nata questa Allora, passione? io ho sempre avuto diciamo, l'amore per il canto. Quindi cantavo da piccolo, ho cantato, diciamo, anche in fase adolescenziale, e poi, diciamo, un po' da più grande ho iniziato a studiare. Perché Anche diciamo anche che sei un figlio d'arte in un certo sì, diciamo, senso, mio papà suonava, suona tuttora, cantava. E mio zio pure, diciamo, ha un gruppo, quindi in un certo senso siamo tutti cantanti, musicisti così. E io diciamo che ho iniziato a studiare canto all'età di 14 anni, quando incontrai la mia maestra di canto, che saluto, che è la maestra Giovanna Collica, che è stata un po' la mia mamma musicale, perché è quella che mi ha dato tutto all'inizio. Che mi introdusse piano piano nel mondo della lirica. Lei a Siracusa, io a Palazzolo. Poi a Siracusa, proprio in quel periodo, iniziarono a farsi qualche opera, come per esempio l'Aida, la Norma, dove ebbi l'opportunità di avere, diciamo, la parte del coro, quindi iniziai a fare la lirica vera e propria, la iniziai in Sicilia. Prima di tutto, in realtà, a Trapani, con il Luglio Trapanese, e poi anche a Siracusa. Quindi, e a Palazzolo sono ritornato con un po' di bagaglio culturale. Di quest'arte magnifica, che qui manca l'arte dell'opera, della lirica, però non mancano gli estimatori, perché tantissime persone di Palazzolo mi dicono: ma perché non vieni a fare qui un concerto lirico? Non facciamo un'opera? Quindi io mi sto battendo e ci sto provando in tutti i modi. Mi piacerebbe in estate magari fare qualcosa, diciamo qualche recital lirico importante, portare qui a Palazzolo qualcosa. magari nel nostro bellissimo teatro greco, Sì, ecco, l'idea sarebbe quella proprio del perché teatro greco. ricordiamo che Palazzo Lacreide è uno dei pochi luoghi in Italia e nel mondo che ha ancora il teatro greco funzionante, attivo. E speriamo di portare, appunto, a parte la tragedia che si porta ogni anno, che fa bene sicuramente al cuore, al cervello un po' di tutti i palazzolesi, sicuramente mi auguro di portare anche l'opera lirica, che è un'arte che qui manca, ma che sicuramente risveglierebbe gli animi di tante altre persone, perché cioè io lo sento che tante persone conoscono la lirica, perché mi fermano, mi dicono: ma hai fatto il Rigoletto, ma hai fatto la Traviata, ma che bello, ma fammi sentire, mandami qualche aria, fai qualche concerto. Quindi c'è la lirica, ma non si fa, ecco, fondamentalmente. Quindi mi piacerebbe portarla. Allora, proprio partendo da qui, hai avuto, diciamo, sei stato molto conosciuto dal grande pubblico lo scorso anno per un passaggio televisivo per Sanremo. Sì. In realtà tu lì hai preso una decisione. Allora, beh, prendere una decisione è un parolone. Sicuramente le circostanze mi hanno portato a prendere una decisione in questo momento della mia vita, che è quella, appunto, di dedicarmi alla lirica. Però io non credo che esista la lirica, il pop, non esiste. Esistono le belle canzoni, come le belle arie. E le canzoni che, ma neanche brutte, ma che piacciono un po' meno. Cioè, per esempio, ci sono canzoni che a me piacciono e che ad altri non piacciono, e viceversa, ma io non posso giudicarle, perché se qualcuno le ha fatte e qualcuno le ascolta, non possono essere brutte Assolutamente. oggettivamente.
Quindi sì, diciamo che le circostanze dell'anno scorso mi hanno portato a prendere la decisione di dedicarmi nel 2018 e anche nei prossimi anni, negli anni a venire, alla lirica. Però non abbandono l'amore per la musica d'autore, la musica popolare, se la vogliamo chiamare così, ma che diciamo giustamente ha un certo peso, perché non si può definire musica pop poi Lucio Dalla, Aznavour, Luigi Tenco, se li vogliamo paragonare alla musica pop di oggi. Io credo che quella sia una musica un po' più pesante della musica pop, quindi mi piacerebbe, ecco, dedicarmi anche a questo tipo di musica. Magari negli anni sarà il prossimo O Sole Mio? Sì, sicuramente. Per cui diciamo, saremmo conosciuti in tutto il mondo. Non dimentichiamoci che Lucio Dalla scrisse l'ultima grande canzone napoletana come Caruso. Quindi sicuramente qualcosa... Tra l'altro dedicata ad un cantante tenore, Enrico Caruso, sì. E quindi ritorniamo sempre a bomba nello stesso discorso. Purtroppo non c'è niente da fare. L'Italia è il bel canto. L'Italia è il bel canto, i ragazzi del volo che girano in tutto il mondo sono i portatori del bel canto. Sicuramente la lirica è una cosa, il bel canto, diciamo, italiano può essere un'altra, però non dobbiamo dimenticare le nostre radici, quindi sicuramente è da apprezzare il gesto dei ragazzi del volo, come ad esempio, come fanno tanti altri, perché conosco altri ragazzi che giustamente a livello minore però portano quest'arte anche all'estero, e dobbiamo apprezzare il fatto che loro portano, diciamo, la nostra identità all'estero, perché noi non possiamo portare l'hamburger in America, sarebbe una cosa che sarebbe fa piuttosto fuori ridere, ecco. Assolutamente. Stiamo vedendo appunto girare il mondo, l'Europa, con la tua lirica, con il tuo canto. Cosa c'è nelle immediatezze? Allora, intanto io l'ultima, diciamo, opportunità che ho ricevuto è quella di entrare in Accademia al Maggio Musicale Fiorentino, in questo programma, appunto si chiama Young Artist Program, questo programma dedicato ai giovani, che è gestito da Gianni Tangucci, che è un grande direttore artistico che è stato alla Scala, alla Fenice di Venezia, all'Opera di Roma, e adesso si occupa totalmente dei giovani al Maggio Musicale, che ci sta dando, perché siamo 12 artisti, un'opportunità importantissima, che è quella di intanto seguire le lezioni con dei grandissimi personaggi della lirica, sia pianisti sia cantanti, lì in accademia, quindi in teatro, e poi anche di sporcarci le mani, quindi in un certo senso andiamo a teatro, facciamo delle parti, io farò una parte per esempio a maggio, durante il Maggio Musicale, farò la parte di Osburgo nella Straniera di Bellini, con la direzione del grande Fabio Luisi, che oggi è uno dei più affermati direttori d'orchestra. Sono stato a San Pietroburgo, alla Cappella Accademica di Stato di fronte all'Ermitage, siamo stati invitati dal Conservatorio di San Pietroburgo, abbiamo fatto un po' questo incontro tra Italia e Russia. Ho avuto l'opportunità di cantare anche davanti al sindaco Nardella a Londra, durante un incontro appunto del sindaco con le istituzioni londinesi, si parlava di Firenze, quindi abbiamo omaggiato la città di Firenze anche con i ragazzi dell'Accademia del Maggio Musicale. Quindi senza dubbio queste sono le opportunità che sto ricevendo e che, diciamo, ringrazio di ricevere, perché è una cosa molto importante. Soprattutto ringrazio il maestro Tangucci, perché si occupa veramente dei giovani in maniera totalmente gratuita. Lui vede qualcosa in un ragazzo e cerca quindi in un certo senso di portarlo avanti, quindi questa è una cosa che dovrebbero fare un po' tutti i più grandi del passato, e lui lo fa in maniera impeccabile, quindi non smetterò mai di ringraziarlo a nome mio e a nome di tutti i giovani in un certo senso, certo, perché porta avanti un discorso e quindi anche noi un domani dovremo portarlo avanti quando saremo un po' più grandi. È un perseverare delle tradizioni. Esatto, giustamente. Esattamente. Vedo che ti piace molto ringraziare coloro che ti hanno supportato e che ti stanno supportando. Attualmente con chi stai collaborando, chi ti sta seguendo? Sì, sì. Allora, io appunto dicevo, ho l'opportunità di essere seguito da Michele Torpedine, che appunto mi dà queste grandi opportunità di poter esprimere anche la mia anima pop. E quindi sono sicuro che presto riusciremo anche a riscattarci, diciamo, riuscirò anche a riscattarmi da quest'altro punto di vista, perché mi piacerebbe appunto fare sentire tutte le cose che ho in procinto e che magari un domani possono far parte di un album e di qualcosa così. E poi devo ringraziare tantissimo il mio maestro di canto, Fulvio Massa, il mio attuale maestro di canto,
che mi ha dato e mi dà ancora ad oggi i consigli giusti per poter essere sempre pronto per qualsiasi evenienza. Tutte le volte ci sentiamo, allora cosa devo cantare, cosa non devo cantare, cosa devo evitare di fare, cosa non devo. Quindi, diciamo, è un po' la persona con cui mi rapporto sempre di più dal punto di vista artistico. Allora, ti stiamo vedendo appunto in attività concertuale, ma tu stai anche uscendo con qualche incisione? In questo momento no, Ok. però sicuramente accadrà, nel senso che grazie all'opportunità che ho avuto appunto di conoscere, di avere come impresario anche Michele Torpedine, quindi tutta nella parte pop un discorso ancora aperto, sicuramente tra qualche mese o anno uscirà qualche cosa di nuovo, uscirà diciamo qualche. Non dico cosa, però qualche notizia che porterà ancora più avanti, perché io in questo momento mi sto dedicando solo ed esclusivamente alla lirica. Poi sicuramente il pop farà parte della mia vita, quindi presto ci sarà qualche novità. Benissimo, qui mi hai un po' introdotto proprio sul dubbio tra crossover e lirica. Allora, crossover e lirica. Tutti mi dicono, ma tu fai crossover. Sì e Crossover no. è. No, è una parola. Cioè, una parola, è un Una genere definizione. musicale diverso, perché il crossover non è né il pop né la lirica. La lirica è una cosa, è lì, Ed è non si chiaro. sgarra, non si sgarra, si canta in teatro con l'orchestra, senza microfono, un'aria, un'opera, si deve tenere testa un'opera tutta intera che dura dall'ora e mezza, quelle più corte, anche alle 3-4 ore, se vogliamo considerare le opere anche più importanti. E si canta appunto senza microfono, con il coro, con l'orchestra, cioè c'è una conformazione che non c'entra proprio niente con l'altro tipo di musica. Il crossover è un po' portare l'opera lirica in un contesto un po' più pop. Quello che a me piacerebbe sarebbe fare pop, quindi portare la musica pop, quella che oggi viene considerata pop, anche se come dicevo non la considero proprio popolare, in un contesto anche un po' più alto. Quindi è un discorso il mio un po' più complesso. Con crossover sicuramente l'ho fatto, magari lo farò, però mi piacerebbe appunto separare le due vie e dire io voglio fare lirica e voglio farla come si deve e voglio anche portare avanti il discorso nel pop dicendo che ci sono determinate canzoni, determinate arti che oggi non vengono più fuori perché la radio deve giustamente far girare i pezzi che devono avere una maggiore visibilità oppure che appunto attirano più ascoltatori e quindi diciamo questo tipo di musica viene messo da parte e la maggior parte dei ragazzi, cosa che dovrebbe fare, non cerca, non va a chiedersi, dice, ma io De André lo sento solo dire, ma chi è? Lucio Dalla lo sento solo dire, ma chi è? Quindi sarebbe interessante perché io sono sicuro che molti di loro rimarrebbero folgorati e quindi direbbero, ah, ma quindi esiste anche questo tipo di musica, non c'è soltanto un questo e un quell'altro. Effettivamente poi accade così perché io ho avuto molto a che fare negli ultimi anni con delle accademie di canto e con diversi concorsi canori pop. Molto spesso i ragazzi giovanissimi poi quando ascoltano Vecchioni, Dalla, De André, tutti i nostri vecchi cantautori, diciamo. Oddio, ma che abbiamo scritto questo? Sì, Sì, ma c'è oggi. anche un altro tipo di gusto nel Sì, senza dubbio, ma cantare. oggi esistono pure. Cioè, io non metto in dubbio che oggi non ci siano i nuovi Dalla, De Però escono Gregori. con difficoltà. Escono con difficoltà oppure finiscono a fare il mestiere degli autori. Che Esatto. da una parte, cioè, buon per loro perché giustamente lavorano e guadagnano. Però dall'altra una cosa è un pezzo cantato da un pezzo, diciamo, che lo faccio io e lo canto io. Un'altra cosa è un pezzo che io Da chi lo devo in un vive certo. qui. Esatto, in un certo senso io lo devo commissionare, quindi lo devo fare per qualcun altro, quindi sono due cose diverse. Però io sento la presenza di tantissimi cantautori oggi. Faccio il nome per esempio di Giuseppe Anastasi, che a me è rimasto, diciamo, nel mio cuore con l'ultimo album che ho sentito, che lui è, diciamo, l'autore numero uno di Arisa, ha fatto quasi tutte le canzoni di Arisa, ma che nel suo mondo cantautoriale, secondo me, è formidabile. Ma come c'è lui, ce ne sono tanti altri che magari non conosco. Anche nella musica indie, qualcuno che magari si è dovuto rifugiare nell'indie per poter, diciamo, trasmettere qualcosa che in un altro tipo di genere non può fare perché non ha la possibilità di uscire. Questo
Questo è, diciamo, il dramma, secondo me, oggi della musica. Allora, Dave, dove possiamo contattarti? Come possiamo trovarti? Come possiamo avere tue notizie aggiornate? Mi trovate su Facebook con la pagina Dave Monaco, la pagina anche Dave Monaco International Fan Club, che è stata fatta. Anzi, saluto tutte le ragazze del fan club che mi hanno dato questo, che mi danno questa opportunità, diciamo, di avere anche io un fan club. Mi fa molto piacere. Anche se è un grande onore, più che un piacere, è un grande onore. E anche su Instagram mi chiamo Dave Monaco trattino basso official, quindi sono lì e vi aspetto. Va benissimo, ti ringraziamo molto per l'intervista. Grazie che ci hai rilasciato e aspettiamo di avere sempre delle bellissime novità che ti riguardino. Speriamo al più presto. A presto, ciao.